In questi anni è cambiato molto, perché prima le cose erano un po' più diverse, gente più semplice, gente che frequentava il centro del paese, come posso dire, ora stanno più in casa, è meno vissuto forse il paese. Prima eravamo tutti più concentrati sulla mia bottega, ecco, il mondo, la vita l'era svolta lì. E anche per conoscersi, per capirsi, per avere opinioni anche diverse, ma per arrivare a un dialogo poi, era più facile. Era vita, secondo me era vita. Poggio alla Croce si potrebbe definire una piccola Svizzera. È in un posto bellissimo, fra il Chianti e il Valdarno. E gli abitanti operosi e collaborativi. In estate viene organizzata una bella rassegna che attira la gente dalle due valli. Quando ci sono delle problematiche come il ghiaccio d'inverno, allora le informazioni circolano nella rete. E quindi sembrava un paesino ideale, ecco. Quando poi nell'aprile 2017 arriva la bomba, una notizia, arrivano 30 migranti nel palazzo, che sarebbe l'ex albergo che c'è in mezzo al paese. Sembrava che fosse atterrata, che stesse per atterrare un'astronave con dentro gli omini neri. Arriva l'uomo nero e tutti siamo con le creste ritte, impressionati, anche io, ti devo dire la verità. Anche se tu lo senti dire, però tu senti dire il bene e il male, no? Di questi ragazzi. La reazione più forte, più intensa, più ampia è stata di rifiuto immediato, quella che chiamiamo
reazione di pancia, è quella che ha causato l'organizzazione immediata, per cui nel giro di 3 giorni sono comparse 230 firme contro, laddove noi gli abitanti siamo 190. C'è stata una prima riunione un anno e mezzo fa d'estate, prima che arrivassero i migranti, quindi non conoscevamo le persone, non avevamo dato un volto, non avevamo dato un nome a queste persone, e c'è stata una riunione nel paese. Io non sono del Poggio, vengo dal paese vicino, e nella riunione ci sono state delle persone che proprio erano aggressive, ma perché avevano paura. La loro reazione non è frutto della cattiveria, ma dietro c'è anche una realtà che bisogna raccontare, bisogna dire. Era il fatto, era dovuto al fatto che nessuno era preparato a questo, nessuno era avvertito che venivano gli stranieri, i migranti. Siccome fecero fare delle firme, ma io dicevo solamente per il fatto di sapere questi ragazzi come venivano messi e come venivano a fare. Poi invece non era ello lì, era il discorso e non ce li volevano. E allora dicevo, va bene, per me questo discorso, questa firma ostile sta torta, non mi sta bene. Hanno detto che fra un anno vi si rammenterà, vedrete, perché noi sa paura. Io ho una bambina di 18 mesi che probabilmente non la potrò mandare nella strada, che addirittura le prime volte mi avevano chiesto di firmare, io non ho voluto firmare, sono diventata la pecora nera perché te tu ce li vuoi. Sono neri, il discorso è uno solo, e quello magari si riesce poco bene a digerirlo. Non è facile l'integrazione, quello no. Anche per loro, perché sai. E c'era una sensazione, un'atmosfera tremenda. A me tremavano le gambe, veramente. E ho riconosciuto dei bambini che ho visto quando erano piccoli e ormai grandi, spaventatissimi, che hanno iniziato a dire che non li volevano, che non volevano i migranti, perché la loro vita sarebbe cambiata, non avrebbero potuto più andare in giro per il Poggio tranquilli, non avrebbero potuto più fare le passeggiate, ma lo urlavano in modo proprio aggressivo. E io ho iniziato a tremare e avrei voluto dire, e non sono riuscita perché tremavo, che mi spiaceva tantissimo vedere che dei bambini che da piccoli erano stati abituati alla condivisione, a star tutti insieme, mi ricordo che allora c'erano anche dei bambini di colore nelle nostre classi e che giocavano tutti insieme, ora erano diventati così e che mi facevano paura loro più che i migranti che dovevano arrivare, perché sentivo una rabbia, una violenza che mi spaventava. Quando poi l'astronave con gli omini neri che dicevamo prima era effettivamente atterrata, alla fine riuscimmo a organizzare dentro in un locale sotto la chiesa, che è quello che poi Don Martin, il nostro parroco, ha messo a disposizione per tutto il resto della vicenda, a organizzare un primo cerchio dove facemmo proprio all'inizio un gioco, disposti sulle seggiole in maniera del tutto casuale, quindi mescolati un po' di loro, un po' di noi, e cominciamo il gioco. Attaccammo un pezzo di carta alla parete e uno di noi cominciò a scrivere Andrea Formiconi, italiano, parla l'italiano, e poi puntando il pennarello verso uno a caso,
quello al suo turno, e allora lui scrive, e ognuno di noi quindi scriveva di che paese era, come si chiamava, di che paese era e che lingua parlava. E in questo semplice gioco si aprì sostanzialmente un mondo, un universo, perché 15 erano, loro erano, non mi ricordo se 14 o 15 ragazzi, e vennero fuori 12 o 13 lingue. E poi venne fuori che c'erano analfabeti. Gli analfabeti si riconoscevano perché impugnavano in maniera improbabile il pennarello e in realtà non scrivevano il nome, ma lo disegnavano. E, però allo stesso tempo c'erano ragazzi invece scolarizzati. A un estremo c'era un ragazzo che poi emerse che era addirittura era scappato quando stava facendo il quarto anno di matematica. E quindi questo fa capire il ventaglio enorme di storie e situazioni umane diverse che c'è dietro a questo stereotipo che noi chiamiamo con nomi univoci, il migrante, e dove a ognuno viene in testa un nomino nero, sempre il solito, che si, una storia standard, assolutamente no. Io credo che la scintilla che ha mosso tutto questo voglia della scuola è stato un ragazzo magliano, Ali, che mi aveva individuato perché avevamo parlato un po' francese, e un giorno l'ho visto arrivare a casa mia. Io non abito in paese, c'è 1,5 km di strada sterrata, è arrivato da solo con quaderno e matita dicendomi: io voglio imparare italiano. Noi siamo tre che si sono imbarcati in questa avventura della scuolina di Poggio alla Croce, non sapendo cosa ci sarebbe successo. Bisognava fare qualcosa per aiutare questi ragazzi, e si pensava che la cosa migliore fosse insegnargli l'italiano, un po' di, cioè più che altro aiutarli a avere fiducia in loro stessi. Come noi abbiamo paura dei loro neri, loro hanno paura di noi bianchi, questo bisogna metterselo in testa, cioè loro hanno paura di noi. E poi la cosa buffa è che ci abbiamo infilato un sacco di gente che non c'entrava niente con l'insegnamento. C'era la Mercy, una canadese, per esempio, che non sapeva pochissimo l'italiano, ma è stata insegnante di italiano. E poi abbiamo avuto anche Willy, e ancora Willy è qui con noi, che legge, fa il dettato, fa tutte le cose con questi ragazzi. Poi sono una maestra e quindi delle elementari. Al martedì esco dalla mia classe, magari stanchissima, soprattutto l'anno scorso che avevo una prima, e mi siedo in macchina e dico: no, ma chi me lo fa fare? Ma io sono matta, ma perché vado là che sono stanchissima? Dovrei andare a casa a riposarmi o a fare da cena. E poi invece penso, chiudo gli occhi e penso: se è una cosa giusta quella che sto facendo, mi arriveranno le energie e parto. E poi sono felice perché arrivi lì e vedi quei sorrisi con i denti bianchi di chi è di colore, e quegli occhi felici, vedo Ajan, vedo Dedo, i curdi che ti aspettano, che ti ringraziano, che sono lì, che non vedono l'ora che gli insegni qualcosa.
sono arrivata qui un po' per caso. Ho conosciuto questa esperienza grazie ad Andreas, ai suoi racconti nelle aule universitarie, e ho deciso di venire a dare un'occhiata. E la domanda che mi si rivolge più spesso è perché lo faccio, soprattutto perché quello che colpisce di me è il fatto che arrivo da quasi 90 km di distanza, quindi mi faccio comunque quasi 2 ore di macchina solo per arrivare qui. E non è facile spiegarlo, perché la ragione risiede in tantissime piccole cose. Sono i gesti, gli sguardi, le emozioni, le sensazioni che provi quando stai a contatto con queste persone, con questi ragazzi, che poi alla fine sono vite, sono esperienze, sono mondi con cui tu vieni a contatto, di cui tu spesso non sai niente. Io vado a scuola Filin Val d'Arno ogni giorno. Lunedì, martedì vado con la macchina, ma altri giorni con la bicicletta. Per andare non è difficile, ma per ritornare un'ora, 30 minuti è difficile. È faticoso, sì. Quando ero in Africa non sono andato a scuola. E fortunatamente mi sono ritrovato in Europa e ho incontrato le persone che stanno a aiutarmi e mi ha iscritto a scuola. Allora il mio obiettivo è imparare la lingua italiana, però vorrei restare in Italia e vorrei lavorare per aiutare la mia famiglia in Africa. Allora devo concentrarmi per studiare, secondo me. È il mio obiettivo. Mi chiamo Madu Koulibaly, vengo dalla Guinea, ho 20 anni. Sono arrivato in Italia da un anno, 2 mesi. Era un viaggio molto difficile e non posso dimenticarlo, però era molto pericoloso. Ho sacrificato la mia vita per cercare la fortuna in Europa. E grazie a Dio sono entrato in Italia il 13 giugno 2018 e sono trasferito a Poggio alla Croce. Io ho incontrato le persone bravissime, che loro mi hanno trattato come sono uno di loro. Loro sono come i miei genitori qui, non solo io, ma tutti gli africani che vivono in Poggio alla Croce. Vorrei continuare a studiare se c'è la possibilità. Mi piacerebbe andare a studiare e imparare un mestiere, ad esempio soldatore. Sì. L'Italia mi ha salvato nel mare, l'Italia ho andato a scuola e vorrei continuare a studiare ancora. Non so cosa succederà dopo. Poggio alla Croce è il mio villaggio. Il cammino è caotico, cioè non si può pretendere di seguire un filo preordinato. Ucciderebbe questo tipo di scuola. Quindi bisogna essere disposti a andare dove il vento ti indica che è opportuno andare. Un esempio può essere quello in cui Samba aveva scritto il curriculum al computer. Allora naturalmente tu cerchi di dare una mano a Samba. Samba, ma questo che vuol dire? Questo che cos'è? A un certo punto c'era scritto esperienza di guida. Esperienza di guida, io dico, ma Samba, ma te che cosa guidavi? E lui si illuminò immediatamente, disse, mucca,
Ecco, e da lì è nato tutto un altro discorso di come cambiavano le cose nel tempo, come cambiano in Africa, come cambiano qui. Ecco, questo è un esempio di digressione, per esempio. È una scuola centrata sull'uomo, sostanzialmente. Tutti abbiamo le soffitte piene di vecchi computer, non sappiamo che farci. Innanzi è un problema perché tocca portarli all'ecocentro e così. Allora noi da mesi che facciamo questa, diffondiamo questa informazione. Hai un computer vecchio, non sai che fartene, per te è un problema, prima di portarlo all'ecocentro dallo a noi. Ci installiamo una versione del sistema operativo in software libero, cioè Linux, e in particolare delle varianti di Ubuntu, versione leggera che sta bene nei computer vecchi, li resuscita facilmente. Il sistema operativo Ubuntu si chiama così perché è un concetto che è nato nell'Africa del Sud e Nelson Mandela, in un bellissimo video che poi abbiamo utilizzato per un lavoro con i ragazzi, lo descrive con una piccola storia. Diceva: un tempo, quando un viandante arrivava in un villaggio, era stanco, assetato, affamato, nessuno gli avrebbe mai fatto una domanda, gli portavano semplicemente da bere e da mangiare. Questo è Ubuntu, cioè pensare all'altro nella consapevolezza che questo crea una comunità che vive bene, se tutti facciamo così. Sì, Ubuntu è una grande filosofia africana, un grande pensare, cioè un pensiero africano, che ovviamente prima di arrivare all'aiuto parte dal fatto che tutti siamo fratelli e se aiuto una persona, quella persona può aiutare un'altra persona vicino a me. Quindi è un collegamento generale della società in quanto ci consideriamo tutti fratelli e sorelle. Quello che è successo a Poggio alla Croce è Ubuntu, è proprio Ubuntu. Io penso che seguire un principio che è se io aiuto l'altro, all'altro aiuta me, si vive meglio tutti e due piuttosto che non farsi la lotta fra di noi, anche se nella lotta poi magari c'è uno che vince e che quindi può essere più soddisfatto di quello che perde. E questo mi ha sempre guidato da quando ho in qualche modo avuto la ragione nella mia vita. Ho sempre passato il tempo che avevo a disposizione nel sociale, si direbbe una volta. Ma per questo motivo, non per buonismo, non è che io sia buono, allora penso che per essere buoni bisogna fare del bene e quindi aiutare l'altro, fare la carità, no, è forse un modo egoistico, io penso di guadagnarci qualcosa in questo modo e quindi riuscire a vivere meglio, essere sereni. Si prendono delle fregature, tante, ma non sono fregature come chi lotta poi perde. E sono forse opportunità che ci lasciano magari un po' col sapore amaro in bocca, ma che non creano grossi disagi, perché sappiamo di dover so di doverle avere. C'erano dei problemi di natura, come dire, quasi razzista a Poggio alla Croce, per cui io sono intervenuto anche per quello. Ma poi era il mio modo di fare. Io sono migrante a Poggio alla Croce perché vengo dalla città in campagna, ho scelto questo e subito ho cercato di integrarmi nell'associazione che c'è qui a Poggio alla Croce perché mi era naturale.
Per cui è un modo di vivere, non è certamente da eroi, intendiamoci, non è che lo dica, anzi, è normale, penso che tutti possano capire questo, ecco. When I hear the word Ubuntu, it strikes a chord with me because it means humanity. And in the Hebrew religion, we have a word, which I just learned, called tikim olam, which means healing the world. So I see how they connect together. And it's really quite beautiful because slowly, slowly, people are, one by one, healing the world and showing humanity. And we must concentrate on this positive part of the world, because if we don't, and if we do nothing, we are doomed. So for me, coming here is a small, small thing, but it has a lot of meaning in my life. Questa idea di Ubuntu, questa idea di rigenerare computer o oggetti o strumenti che parevano da gettar via, è un po' quello che poi ha ispirato anche l'agire di questa comunità, che piano piano ha rigenerato se stessa. Infatti quel motto, quello che è diventato un motto, noi abbiamo bisogno di voi, di fatto, significa proprio questo. Cioè, in realtà, la nostra comunità locale si è rigenerata grazie al vostro arrivo, grazie alla vostra astronave, di voi omini neri, perché ha generato in noi di nuovo una necessità di lavorare insieme, di uscire di casa, abbandonare i divani, abbandonare la televisione, uscire di casa e provare insieme a risolvere un problema per il beneficio della comunità tutta. Mana ke fefe ne maliye aha ne gensai mana ke fefe ne maliye aha ne gensai amba fofo kilajigi amfarafi namanyo gondeme antisega bono wala sono samba tanja vengo da Mali yo sono un artista da Mali. Ma prima quando ho cantato con i miei amici, anche mia famiglia, loro non vogliono per fare la musica. Però a me mi piace tanto. Nel 2016 sono andato a Algeria. Poi sono andato anche in Libia. Poi per venire qua sono arrivato qua 2 anni fa. La mia vita è complicata. Perché? La mia vita, io vorrei fare come un artista, come un rapper, come tantissimi italiani, Gali e basta, giovani, tantissimi, anche io vorrei fare come loro. Io di preciso non lo so cosa può essere successo, però siamo cambiati un po' tutti. Ho trovato in loro dei cambiamenti anche nei nostri confronti, perché prima magari passavano, ci facevano i sorrisini e basta, poi quando li hanno visto che veramente non gli si vuole bene, io non posso parlare per tutti, ma per quelle persone come me che quando se ne vede uno nuovo si ferma, ehi, e se gli è grande gli si dice di abbassarsi perché noi non ci si arriva, e lui ci chiama e noi gli si dice nonni, nonni, e lui nonna, nonna, capito? È un discorso. Noi parliamo in italiano. Allora ci si fa capire un attimo quando si vede proprio e non capiscano che gli si vuol dire. Per esempio, se gli si vuol dire da abbassarsi, si fa così anche noi, capito? Allora loro però dopo hanno imparato, quando passano, nonna aiuto, no, oggi no, domani. E gli si dice, ma magari c'è qualcuno lì vicino che sa parlare un po' qualche parolina d'inglese come me, allora gli dico tumoro e loro mi capiscano, Sì, ma però se tu sapessi la discorso di tumore, porca miseria. Io l'ho sempre detto, non ho posto in casa, ma se l'avessi lo prenderei volentieri. Uno, due, quanto ne potrei avere se la casa la fosse la mia, più che altro. Perché secondo me loro hanno anche bisogno di essere capiti, di essere... che il bene lo sentino, non così soltanto il sorriso e le cose più... C'è più cose più fondamentali nella vita di tutti, ma di loro specialmente, vengano via dalla famiglia, da un sistema forse, come ti posso dire, che stanno brutto, patiscano la fame, tutte tante cose, per arrivare in Italia gli c'è voluto di bene.
E forse noi gli si dà queste cose, siamo solo tre persone, veramente gli si vuole bene dal cuore, non dalla bocca e basta. E loro lo sentano, basta ci vedono, vengano subito, e subito il bacio, e subito la merendina, gli si dà i biscotti, come se si venisse un bambino che gli si insegna a parlare, uguale. E loro, noi con loro, con quelli più che altro che si vede spesso, ci siamo... È venuto questo contatto che ci si perde tempo anche con loro, ma non tempo perso, è tempo buono, intendiamoci. E allora loro, probabilmente anche le persone ci hanno visto così, da primo ci hanno criticato e ora invece hanno detto è vero, guarda, perché si sono fatti ben volere, ma voi come si fa? Bene, gli si parla, prima o dopo capiscano, tu vedrai in una maniera o in un'altra, capiscano. Poi la cosa piano piano si è stabilizzata, questi ragazzi sono bravissimi, non danno noia a nessuno, salutano, ti passano su, ti chiamano, noi si risponde, io personalmente, qualcuno gli parlerà nemmeno, però il paese è tranquillo. Ho dato il peggio di sé perché credo che le informazioni non sapute per bene fanno fare una reazione sbagliata. Nel senso, poi le cose tu le conosci, tu le vedi, tu le vivi anche, perché alla fine è un vivere insieme a loro, no? È anche bello. Per come lo vedo io, questi ragazzi dovrebbero... che li hanno messi in galera lì, poverini. Sono chiusi lì dentro. Se non c'era questo gruppo che gli faceva scuola, che gli faceva delle cose, che rappresenta stare lì? Cioè, io la vedo così... Se tu metti dei ragazzi, 30 ragazzi chiusi in un castello, perché? Che serve? Che serve? Ma a me non mi sembra non serve a nulla, cioè non hanno attività di nulla fuori, sono tutti giovani, ragazzi di 20 anni, che devono fare? Se fanno qualcosa, se c'è modo di dargli sfogo, spazio nelle attività, nel gioco, di tutto, allora la cosa è diversa, secondo me. Possono anche diventare utili, però ci vuole un inserimento che non si fa in 2 o 3 mesi, perché poi c'è la diffidenza, cioè, tu vedi una persona nera accanto, ti fa effetto, no? C'è anche questa da dire, ma un nome gli è nero. Ma questo non vuol dire nulla, alla fine gli è come me, nel senso, se tu impari a conoscerlo, poi sono ragazzi. Ma anche se sto con te, che non ti conosco, posso avere la stessa opinione, no? Mi sembra logico. Io il primo paese che ho visto dopo essere entrato in Europa, quindi era il primo paese, poi già la croce, io non dimenticherò mai, perché a me mi hanno dato proprio una vita, un'esperienza indimenticabile, le persone, la gioia, un rispetto per la società che mi hanno dato in primi giorni, che mi sportavano in tutte le parti, a trovare lavori, a fare patente, in scuola, in tutte le parti. Quindi io ho pensato in un certo senso che guarda, queste persone da te non vogliono nulla, ma ti stanno dando tantissimo, proprio una vita, una nuova vita. Devo dargli qualcosa in ritorno, quindi ho pensato, va bene, può essere una cosa bella che vado avanti con loro, aiutando a loro anche fisicamente. Io non dimenticherò mai questo paese nella mia vita, neanche nelle persone, quelle che mi conoscono, la mia famiglia. Loro non sono in Italia, ma loro conoscono un nome che si chiama Poggio alla Croce. È una grande gioia anche per loro, ma secondo me anche se loro incontreranno qualche persona d'Italia o di europea, loro lo rispetteranno, perché loro hanno dato una cosa buona e una vita nuova al suo figlio. Io ora nel futuro mi piacerebbe sempre con la scuola aiutando, almeno io, vabbè, non parlo benissimo italiano, parlo un po', ma io mi piacerebbe che io almeno, io ho questo pensiero che fra pakistani
quelli che non parlano inglese e non hanno studiato, io posso tradurre fra di loro, fra l'italiano, perché quando qualcuno ti spiega nella tua lingua tutte le regole, tutte le cose, è un aiuto verso loro, ma è un aiuto, non è un aiuto, ma è ridando qualcosa anche verso la società, verso il paese, che te sei integrato dentro la società, ma ora te stai insegnando altre persone di integrarsi nella società e così sviluppano le nuove cose, le cose belle soprattutto. Devo imparare tantissimo, ho imparato ancora, per me ho imparato poco, ma loro mi hanno dato proprio una vita bella che e non è spiegabile, non posso spiegarla in parole, sempre io cercherò di dare, ma è un paese indimenticabile, che è bello, 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 bello. Questa iniziativa della scuola ha fatto in modo che molte persone del paese che non si conoscevano, ora invece si conoscono, collaborano insieme, sono diventate amiche, per cui non solo i migranti hanno la scuola di italiano, la scuola di matematica, ma noi stessi del paese abbiamo imparato a conoscerci, a convivere e si sta molto meglio. Un altro dei ricordi che ho e che non penso che riuscirò mai a togliere dalla mente è il secondo giorno che sono tornata alla scuolina e era il compleanno del mitico Duccio, la nostra mascotte, compiva un anno. E a un certo punto, durante il mini buffet che sua mamma aveva preparato per noi, i ragazzi aprono un sacchetto e tirano fuori un carrettino fatto di legno, tutto colorato, e si vedeva che era fatto in casa, di quelli che io potrei trovare nella soffitta della nonna. Si vedeva, erano pezzi di legno assemblati e con questa corda attaccata per trascinare il carrettino con le ruote, era fatto proprio bene. È stato fatto artigianalmente da loro e il regalo è stato veramente veramente apprezzato da Duccio, perché fra tanti balocchi che posso avere qui in casa, balocchi fantastici, suonano, cantano, urlano, questo semplice carrettino di legno fatto con pezzetti di legno, bottoni, gli è piaciuto subito e ci ha giocato senza sbatterlo in terra come fa con gli altri balocchi. Dopo 30 secondi ce l'ha a mano, lo scaraventa via, anche perché forse fin da piccolo, fin da appena nato, noi abbiamo cercato, sia io che la mia compagna, abbiamo cercato di far integrare Duccio insieme a questi ragazzi senza fargli vivere come se fosse chissà che, cioè come se fossero parenti nostri, amici nostri, fratelli nostri. E lui veramente, vedo che quando gli vede ride, gli va incontro, sai, mio figlio ha 18 mesi, che non è che sia, e è diventata praticamente la mascotte del centro d'accoglienza, perché tutte le volte lo vedano, Duccio, è diventato Duccio, Duccio, cioè li vedi proprio, gli sapri il sorriso, e questa cosa mi fa veramente veramente piacere. È una frase fatta, ma il mio figliolo voglio diventi cittadino di mondo, non deve essere cittadino di Poggio alla Croce. E pane? Pane, bru. Bru. Coco. Bru, coco. E olio? Tulu. Bru. Tulu. Bru, tulu, coco. Coco. Olio, tulu. Allora, bru, tulu, coco. Coco, sì. Sei brava. Sì, brava. Io mi chiamo Omar, io vengo dal Senegal, sono in Italia da 2 anni.
Sono arrivato a Poggio alla Croce, sono contento con tante persone che ho conosciuto. Loro studiano un po' di lingua di italiano. Io ho conosciuto tante persone, sono da amici. Io vado a scuola, anche a scuola di potatura, da vendemmia, a raccogliere olive e tutto. Adesso loro hanno aiutato io per trovare un lavoro, un buon lavoro. Sì, ho trovato un mamma e un babbo. Mi manca solo con le mie fratelli, ma la mia mamma e babbo sono vicino di me. Sono Paola anche Gabriele. Loro sono molto bravi. Tutti appoggiano la croce. Già uno straniero quando viene lascia la sua terra, ancora questa nostalgia, pensa, crede che dove vado forse troverò un'accoglienza, un sorriso, un qualcosa di genere. Quell'impatto quando viene trova un rifiuto, è una grandissima difficoltà, una tristezza. Tutti siamo stranieri per qualcun altro. Anch'io sono straniero e sono arrivato qui nel 2000, ora sono passati 19 anni e mi trovo qui come sacerdote appoggio alla croce. Danno l'idea di avere in qualche maniera ripreso il destino della loro vita nelle loro mani. La trasformazione, naturalmente, e questo forse è uno degli aspetti significativi, non riguarda solo loro. È sempre errato focalizzarsi su loro. Cioè, le cose funzionano quando il contesto che si lascia cambiare. E in questo senso questa è la reazione positiva della popolazione. Delle compaesane anziane che magari erano terrorizzate in quelle famose, terribili riunioni all'inizio, ora li possono chiamare. Li possono chiamare quando il boscaiolo scarica davanti a casa loro 10 quintali di legna e per loro c'è il problema di portarla in giardino, portarla dentro. E allora, come dicono loro, questi Marcantoni ne chiamano un paio e dicono: vieni, ce la porti dentro. E ovviamente questi ragazzi in 10 minuti fanno il lavoro e loro magari li pagano il cappuccino o li danno qualche soldo. E diciamo, è stata in questa maniera recuperata una vita normale. È la normalità che forma, la normalità sana che forma la reale civiltà di una popolazione. E tra l'altro, e questo mi commuove, le persone che ora sono con me e che mi hanno coinvolta in questa avventura, due in particolare, due donne che hanno iniziato questa avventura, sono le stesse persone che mi hanno accolta ormai 26 anni fa quando sono arrivata qui a San Polo. E questo è importante per me, perché è stata un'esperienza bellissima che ho vissuto io e che voglio fare vivere agli altri, a loro. Come si chiama questo piatto? Piatto mafe. Mafe? Mafe. Sì, mafe. Come lo fate? Solo carne, verdure? Come gestite questo piatto? Come lo fate? Carne, un po' di verdure. Carne, verdure? Pomodoro. Pomodoro. Nocciolino di burro. Burro di noccioline. Sì. Buono. Anche. Anche. Opera, questo è opera? Sì, questo si chiama opera. Opera per mangiare altri tempi, non lo so come. Ho dimenticato prima di tagliare questo, subito. Sì, questo si chiama opera. Come fate? Dovete pulire, tagliare. Ora? Tagliare. Bene. Sì. Bravi. Sì. Ok ragazzi, dai, vi lascio lavorare. Sì. Intanto io vi guardo e vi aiuto. Okay, va bene. Cos'è questa cosa bianca? Magno. Il pula bantara. Bantara. E sì. Come si cuoce? Ci vuole tanto tempo? Sì, ci vuole un po' di tempo. Non lo so, in Senegal sì, non lo so come ora qua. No. È troppo duro. Ah, tu non sai, sì. Ecco. Perché ma è di importazione, la esportano. Non si sa come... Sì. Perché se è più fresca si cuoce molto velocemente. Sì. Se è vecchia ci vuole più tempo. Vero? Thank you.
sorta di Barbiana dei migranti a Villa Viviana a Poggio la Croce. Oggi c'è un grande silenzio da quando questi ragazzi che avevano riportato la vita da 2 anni nel borgo spopolato sono stati costretti ad andarsene. Se ne sono andati in fretta senza preavviso, alcune cose sono rimaste lì. La cooperativa Cristoforo che gestiva il centro lascia perché con il budget ridotto da 35 a 21 euro per migrante ha già dovuto chiudere 5 centri su 17 ed è solo l'inizio. La situazione non è più sostenibile a livello finanziario. Appoggio alla Croce, nel comune di Figline Incisa, i migranti, una trentina, erano arrivati 2 anni fa tra la diffidenza e le proteste delle poche anime del borgo. Poi è cambiato tutto, però in molti li hanno adottati. Qualcuno ha deciso di improvvisare una scuola, di insegnare loro a cucinare o a potare gli olivi. Ne era nata un'esperienza singolare di integrazione. Fino ad ora, al trasloco improvviso e forzato verso un altro centro a Sesto Fiorentino. Oggi era l'ultimo giorno dello studio a Poggio alla Croce. Era una scuola dove gli stranieri imparano un sacco di cose. Era una scuola dove abbiamo imparato tutto ciò che avevamo bisogno. In italiano, in inglese e soprattutto la cultura italiana. In questo momento è molto difficile allontanarci agli abitanti di Poggio alla Croce. Oppure restare da lontani ai nostri maestri o le nostre maestre. Ci dispiace moltissimo, ma non abbiamo scelto. Vi diciamo che non abbiamo tante parole da dire. Perché vivere con voi è stato molto bello. Dovete essere orgogliosi di voi stessi, perché tutto quello che avete fatto... Anche state facendo. Avete creato una storia incredibile e incancellabile nel vostro paesino. Un paesino che l'umanità è rispetto molto. Per alcune persone vivere con ragazzi africani è una noia oppure come un peccato. Ma con voi non è stato così, sempre con i sorrisi, belle parole. Senza delle parolacce nella distinzione di pelle. Siamo stati fortunati a vivere con voi di un momento del questo viaggio. Dopo lo studio, a Poggio abbiamo capito che ognuno di noi deve essere patroni del proprio destino. Grazie per averci insegnato del buon atteggiamento e insegnarci come si funziona in Europa. Grazie per averci fatto capire che non dovremo essere come le persone delinquente oppure l'elemosina. Non vi dimenticherò mai. Carissimi, saluto. Perché secondo me questa storia del Poggio, della scuolina del Poggio, è proprio una storia d'amore. Perché ci si vuole bene, noi tra di noi volontari, e perché stiamo insieme in un modo particolare, e noi coi ragazzi, e i ragazzi a noi vogliono bene. Sono nate delle vere amicizie, è una storia d'amore la nostra. Sono questi piccoli gesti, sono questi racconti di quotidianità che rendono la nostra esperienza così speciale, è quello che ti fa dire a me importa di te, è il dono più prezioso che possiamo portarci a casa.